Grazie Stefano per la tua eccellente presentazione e l'ottimo lavoro che state facendo voi dell'osservatorio. E ora per terminare Yasmin e Fabio ci presenteranno lo studio e in questo modo concludiamo la prima parte dei lavori. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare la Philcams per averci coinvolto in questo progetto. Non lo faccio tanto perché è dovuto, perché normalmente si fanno i ringraziamenti, ma col cuore, proprio perché comunque si è trattato di un'azione concreta e reale che finalmente mette in atto ECPAT con la partecipazione di attori del turismo a tutti gli effetti. ECPAT, più o meno tutti i presenti la conoscono, una rete oramai presente in oltre 70 paesi, nata nel 1990 a Bangkok, che agisce dietro un mandato delle Nazioni Unite ed è osservatore presso l'ECOSOC. Tra le tante attività che nello specifico ECPAT Italia porta avanti oramai da circa 6 anni, c'è anche quella appunto di aver attivato un centro studi. Un centro studi che si colloca perfettamente all'interno del progetto Safe Host, perché è quell'interfaccia che permette di analizzare il fenomeno e quindi poi di poter effettivamente creare delle azioni ad hoc, sia di sensibilizzazione che di formazione, soprattutto nel settore, nello specifico di cui parliamo oggi, del settore turistico, per appunto istruire tutti i protagonisti del settore e far sì che venga fatta una lotta efficace al fenomeno. Io entrerei subito nel merito della descrizione del fenomeno, di quella che è l'attività stessa del centro studi, per capire anche meglio come si colloca tutto questo all'interno del progetto stesso, e passo la parola a Fabio per questo. Sì, le cose che gli argomenti che illustriamo oggi sono una parte, sono solo degli estratti del centro studi di ECPAT, proprio per tracciare i contorni di un fenomeno che per sua natura è un fenomeno sommerso. Alcuni dati generali provenienti dal centro studi, poi un minimo di criminogenesi, genesi del fenomeno, le filiere criminali, un profilo della vittima, un profilo dell'offender e poi torna la parola al mio boss per la normativa di riferimento. Le prime motivazioni che abbiamo raccolto, allora una precisazione, per raccogliere questi dati ECPAT Italia ha coinvolto l'intera rete ECPAT, è una grossa capillarità perché si basa su oltre 70 sedi nel mondo, ma sono arrivati e stanno ancora arrivando dei dati. Alla fine di questa presentazione faremo una proposta per allargare ulteriormente la raccolta di informazioni che possano affluire all'interno di questo database condiviso per tutti. E dunque, per l'aumento del turismo sessuale con minori, le principali cause le abbiamo divise in due settori: motivazioni oggettive, un oggettivo aumento del numero di compagnie aeree private, ampia offerta, il calo dei prezzi, sono possibili oggi con il boom del turismo di massa e facilità di raggiungere mete lontane, e possibili oggi a costi contenuti dei viaggi impensabili 20 anni or sono. C'è la connivenza dei governi di alcuni paesi disposti a tollerare il fenomeno pur di favorire l'afflusso di valuta pregiata. Determinati mercati si sviluppano sempre dove esista una grossa simmetria fra il sex offender e la vittima. Sono storie di miseria, sono storie di disperazione. Questo è l'humus nel quale si sviluppa il fenomeno. Forti interessi della criminalità organizzata, abbiamo sentito più lentamente, mi scuso con i traduttori. Abbiamo sentito l'intervento di Lucia Anile che specificava come questo fenomeno fosse fra i primi 3 al mondo costantemente negli ultimi 20 anni per business criminale che si sviluppa. I 3 settori sono il commercio, il traffico di sostanze stupefacenti, il traffico di armi, il traffico di persone, il traffico di esseri umani. Si alternano al primo, al secondo, al terzo posto, ma costantemente sono le 3
voci che provocano il maggior gettito di denaro per le organizzazioni criminali del mondo. Andiamo avanti. Le motivazioni soggettive. Su questo abbiamo usufruito dei dati delle poche persone arrestate, perché si tratta di una minima percentuale di reati conclamati sui quali esistono dati di riscontro, ma le motivazioni soggettive sono la fuoriuscita dal contesto abituale, quindi nessun controllo sociale, sensazione di impunità, trasgressione condivisa, vale a dire la maggior parte di queste persone, poi vedremo la tipologia, la differenza fra turista occasionale e turista abituale, ma la maggior parte di queste persone, oltre a non avere la percezione di compiere un reato, non adotterebbe mai determinati comportamenti nel proprio paese d'origine. E per una sorta di controllo sociale che è la famiglia, ma non solo, colleghi, amici, conoscenti. Quindi conta sull'impunità e sul fatto che determinati comportamenti adottati in un paese estero non verranno mai a conoscenza del proprio contesto sociale nel suo paese d'origine. Scarsa o nulla percezione di compiere un reato. In alcuni casi viene riferito un atteggiamento discriminante, spinto oltre la soglia del razzismo, questa frase, il virgolettato, non sono bambini come i nostri, conferma quello che abbiamo detto un attimo fa, nel proprio paese, nel proprio contesto c'è una soglia più alta di rispetto, di considerazione per i cittadini più giovani, per la prole, ma non solo, per tutti i bambini. All'estero una sorta di normalizzazione del reato, anche vedere la diffusione e la tolleranza, spesso anche dell'autorità giudiziaria in loco, scatta il perché no. Persone che anche non partono con l'intento di consumare sesso con minori dove andranno a trascorrere la vacanza o un convegno, il periodo di permanenza all'estero. Poi dopo la scarsa percezione del reato fa scattare il perché no. La differenza fra il turista abituale e il turista occasionale è il turista abituale ha fatto questa esperienza, in qualche maniera si è ritenuto gratificato da questa esperienza, intende ripeterla, anche facendo più viaggi nell'arco dello stesso anno, nella stessa meta. Il turista occasionale è quello del perché no, che si trova in una determinata situazione e decide di provare determinate esperienze. Poi quell'esperienza potrebbe anche schifarlo, perdonatemi il termine, potrebbe anche decidere di non ripetere mai più un'esperienza del genere, quindi anche il fatto di essere stato occasionale in un solo episodio poi non compirà il passo che lo trasforma in occasionale. Questo non è una diminuzio nei confronti della gravità del reato, il reato è gravissimo e tale rimane, ma questa è la linea di demarcazione fra turista occasionale e turista abituale. Un altro elemento, il turista abituale poi costituisce un punto di riferimento per altri connazionali, un punto di riferimento per informazioni, per alberghi compiacenti, per prezzi vantaggiosi, crea la testa di ponte per altri connazionali che intendono avere lo stesso tipo di esperienza. Torniamo ancora una volta all'argomento sollevato da Lucia Nilli all'inizio. Il traffico è stimato in una cifra che è attorno ai 100 miliardi di dollari. Va rilevato che le somme investite da tutti i governi a livello globale sono un centesimo di quella cifra, quindi l'enorme squilibrio tra le somme investite per contrastare, per tentare di arginare il fenomeno e l'utile che produce per la criminalità organizzata rende ancora più difficile questo tipo di lotta. Qui abbiamo i flussi, un altro dei dati raccolti sono i flussi del business web, però torniamo anche qui a una precisazione fatta pochi minuti fa da Stefano Landi, cioè la scarsa tracciabilità del web per sua stessa definizione è scarsamente tracciabile, quindi questi sono gli ultimi step tracciabili. Non è detto che non lo so, un dato per esempio il 12% dell'Asia io potrei operare attraverso un server asiatico, quindi non è detto che poi sia asiatica la persona che gestisce determinati traffici. Allora immaginiamo
la filiera della prostituzione minorile. Abbiamo una vasta base di minori abusati, poi risalendo si passa per l'organizzazione criminale che gestisce i traffici e per una corruzione sia di polizia che di funzionari pubblici. Questo è un altro ruolo del turista abituale, raccontare quelle che sono, rassicurare la persona che vuole svolgere, ripetere le sue stesse esperienze, rassicurarla sulla tolleranza delle autorità locali in determinate mete di destinazione, in determinati paesi, anche qualora venissi colto in fragrante lì con delle somme in fondo modeste, per noi modeste, con $200 riesce a recuperare il passaporto e parti senza. Anche queste sono delle informazioni che sono preziose per il sex offender. E poi c'è tutta una filiera infinita, dal bordello, nightclub, internet point, spazi aperti non solo le strade, pensiamo alle spiagge, fino ad arrivare al vertice di questa piramide che è l'utilizzatore finale. Questa è una definizione di Conio recente, l'abbiamo sentita per le nostre vicende giudiziarie interne. Al contrario, se ricostruiamo la filiera non della prostituzione minorile ma della pedopornografia, abbiamo un'immagine inversa, abbiamo una piramide capovolta, perché abbiamo gli utilizzatori finali che sono potenzialmente tantissimi, poi a scendere le modalità di scambio, di diffusione, sia lo scambio che la vendita. I canali sono cataloghi in rete, MMS e web, ovviamente, non sto a spiegare perché, in crescita, mentre invece sono in calo, altrettanto ovviamente, i cataloghi cartacei, che per decenni hanno rappresentato la maggiore forma di diffusione. Poi può esserci, per la produzione di video e di immagini pedopornografiche, sia un'organizzazione criminale che anche i privati, perché chi si reca all'estero ha la consuetudine spesso di filmare le proprie performance e poi non farne solo un uso privato, ma immetterle in un mercato parallelo, in un contatto fra pari, che ci si scambiano non solo esperienze ma anche le testimonianze filmate di quello che si è commesso all'estero. E abbiamo al vertice basso il minore abusato. Ricordiamola questa diversa conformazione, questo capovolgimento, ricordiamolo perché vedremo dopo quelli che sono gli alibi, le scusanti che forniscono per il proprio comportamento le rare persone che sono state tratte in arresto per questo. C'è anche un profilo della vittima. Allora, vittima per la CRC è qualsiasi persona al di sotto dei 18 anni di età. Queste sono le fasce. Abbiamo per un 10% di minori coinvolti nella fascia 0-6 anni, sale al 30% la fascia 7-12 anni, ovviamente la fascia maggiormente coinvolta, il 60%, riguarda l'età dai 13 ai 17 anni. La fascia coinvolta dallo 0 ai 6 anni non sono bambine e bambini coinvolti nei bordelli, nella prostituzione vera e propria, ma sono principalmente utilizzati per produrre filmati ed immagini pedopornografiche. Il genere. Anche qui sfatiamo un luogo comune, non si tratta solo di bambine, si tratta anche di bambini approssimativamente nella percentuale di 1 a 3, ogni 4 minori coinvolti abbiamo il 75% di bambine e il 25% di bambini. Per i costi, le ECPAT che ci hanno risposto, c'è una forbice abbastanza ampia che oscilla da un minimo di $5 a un massimo di $100, ma per quello che è il massimo, con $100 si può comprare la vita e l'innocenza di un bambino o di una bambina. Questo è uno, qui parliamo di flussi turistici, anche qui ci sono delle novità, dei fenomeni emergenti che vediamo sull'ultima slide, ma flussi turistici sia per quanto riguarda la partenza, abbastanza scontato, Germania, Olanda, Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna e non potevamo mancare noi dell'Italia, le Americhe, ovviamente Stati Uniti, Canada e Brasile, in Asia, Cina, Giappone, Taiwan, poi queste sono le destinazioni prevalenti di partenza. Mentre invece i flussi di arrivo, tutta la zona del sud-est asiatico, ma e anche in America Latina, Brasile, Repubblica Dominicana, Cuba, Colombia, Messico, abbiamo sentito prima delle esperienze che riguardavano il Messico, e Venezuela.
Questo dato non è da trascurare, considerevole è la domanda interna, arriva fino a quote del 50%. In particolare un'analisi sul Kenya rivela il 38% dei clienti di minori locali, seguiti da, noi ci siamo sempre, italiani, tedeschi, svizzeri, francesi, eccetera. Attraverso i dati si riesce anche a tracciare, almeno in linea di massima, un profilo dell'offender, del sex offender. E qui entriamo nel merito. Pedofilo solo nel 5% dei casi. Se per pedofilo, attenzione, intendiamo la definizione di pedofilo da DSM-IV, cioè la pedofilia intesa come il disturbo comportamentale, la parafilia, che comprende persone che provano pulsione sessuale per soggetti in età prepuberale, quindi per bambine e bambini molto giovani. Chi va all'estero o anche in Italia a consumare sesso con bambina di 11, 12, 13 o 15 anni compie comunque un reato gravissimo, ma non è definibile pedofilo. Pedofilo è altro. Questa estensione del termine di pedofilia è molto dovuta alla lettura della stampa. Qui abbiamo l'articolo sgominato, banda di pedofili, magari era un'organizzazione che gestiva ragazze dell'est sedicenni. Non è che non sia un reato, lo è gravissimo comunque, ma la definizione di pedofilia riguarda una cerchia molto, molto più ristretta. La differenza, c'è un 30% di turisti abituali, ma la larga prevalenza, più del doppio dei turisti abituali, sono i turisti occasionali, quelli che abbiamo descritto prima, quelli del perché no, perché non provare. Qui c'è un dato che sfata anche qui alcuni luoghi comuni, alcuni preconcetti. Bisogna discostarci, questo ci dicono almeno i dati raccolti, dall'immagine, dallo stereotipo del turista sessuale un po' avanti con gli anni, ricco industriale, particolarmente abbiente, che va dall'altra parte del mondo a consumare le proprie voglie inconfessabili nel paese. Non è così. Non è così perché un reddito particolarmente alto riguarda una percentuale minima, solo il 5%. Più o meno equivalenti il 45 e il 50% sia il reddito medio basso che medio alto. Anche e soprattutto per la fascia d'età abbiamo dei dati che sono in controtendenza rispetto a quello che abbiamo pensato per anni, rispetto all'immagine stereotipata. Perché le due fasce maggiori nelle quali si concentra, abbiamo dai 18 ai 30 anni un 24% e un 37% nella fascia 31-40. Poi scende per la fascia fino a 50 anni, scende ancora per la fascia da 51 a 60, risale e risale leggermente oltre i 60 anni. Comunque la maggiore percentuale, oltre il 50%, è concentrata nella fascia fino a 30 e fino a 40 anni. Questo si lega in qualche maniera ai dati che abbiamo visto prima sull'abbassamento delle tariffe, sulla maggiore possibilità, il moltiplicarsi di collegamenti, di linee, la possibilità di voli diretti senza scali in diverse parti del mondo, e non è una novità anche al 24enne, al 25enne neolaureato il viaggio in mete esotiche come regalo di laurea. E non è che i ragazzi partano con quell'obiettivo, può rientrare nella tipologia del turista occasionale, ma è un dato di fatto che l'età si sia abbassata e si sia abbassata sensibilmente. Gli alibi, questo è l'aspetto curioso del quale parlavamo prima. Le più frequenti giustificazioni del fruitore sia di prostituzione minorile che di immagini e filmati pedopornografici. Tanto è una bambina in vendita, se non ci vado io ci andrà qualcun altro. Quindi tra le righe il destino di quella bambina è segnata, io essendo il decimo o il quindicesimo o il ventesimo cliente non ho causato nessun danno a quella bambina. Questo è uno dei pretesti addotti. Il secondo è addirittura il tentativo di passare da benefattore, ed è abbastanza diffuso questo secondo alibi. In fondo sto aiutando lei e la sua famiglia, per me sono pochi dollari ma per loro sono una fortuna. E ricordiamoci cosa abbiamo detto all'inizio, è un elemento che conosciamo tutti bene, ma è scritto fra le righe di questo tipo di giustificazione. Determinati fenomeni
nascono e si sviluppano dove esiste un enorme divario, un'enorme asimmetria fra le disponibilità del sex offender e le disponibilità della vittima. Quindi anche è un po' una lavatrice per la coscienza, un po' un creare delle giustificazioni sentendosi benefattore nell'aiutare e la bambina che si prostituisce e la sua famiglia con pochi dollari. Non l'ho costretta, non le ho fatto del male, non l'ho stordita con droghe o alcol, era consenziente. Ecco, su questo era consenziente siamo tutti consapevoli del fatto che non esista consenso fra un minore e un adulto. Lo siamo all'interno di questi contesti, siamo consapevoli all'interno di chi si occupa di queste tematiche. Questa consapevolezza si sfalda e molto meno perde molto spessore quando andiamo in altri ambiti. Quindi la giustificazione di non aver in qualche maniera circuito quella che è una vittima, ma sotto un aspetto invocare il consenso della vittima e sotto l'altro aspetto addirittura tentare di capovolgere il rapporto causa-effetto, capovolgere i termini della questione. Quella successiva, non sono io la vittima, è lei che mi ha adescato. Questo accade... Perdonatemi, mi ripeto, ma stiamo parlando sempre di miseria e di disperazione. Abbiamo parlato prima di spazi aperti, nelle vie, nelle spiagge. Esiste, può anche verificarsi una competizione fra vittime che si contendono il potenziale offender. Si tratta di una questione di sopravvivenza. Anche qualora esista un comportamento del genere, non può mai essere considerato da parte di chi consuma sesso con minori una diminuzio della gravità di quello che ha commesso, del proprio reato. Non potevo sapere che fosse minorenne, qui non bisogna andare in Cambogia o in Messico o in Brasile, questa è una cosa che la sentiamo anche nei nostri tribunali, mi sembra in Lombardia. Anche questo, invocare la non conoscenza dell'età della vittima, anche questo non costituisce un attenuante per chi commette questo tipo di reati. L'ultima giustificazione è un fatto culturale, nel loro paese è normale, si lega alle motivazioni soggettive, al fatto di considerare alcuni bambini diversi dai nostri, la normalizzazione del reato, la diffusione, l'ostentazione in alcuni casi di determinati mercati, non lo fa percepire come reato. Passiamo alle giustificazioni dei fruitori di immagini e filmati pornografici. Sì, ammette che sia una perversione voyeuristica, ma dice di accontentarsi dell'autoerotismo. In vita mia non ho mai toccato un bambino. Quindi la persona che senza avere un contatto fisico con minori si accontenta di soddisfarsi con immagini o con filmati si sente meno reo di altri. Ricordiamo però la piramide rovesciata che abbiamo visto prima. Se non ci fosse chi acquista, chi scambia, chi visiona determinati filmati, non ci sarebbe bisogno di produrli. Quindi al vertice basso di questa piramide c'è sempre un bambino abusato. Non è anche questa una giustificazione? Se non ci fosse chi fruisce di determinati prodotti, non ci sarebbe bisogno di produrli. Quindi non ci sarebbe bisogno di ritrarre bambini in atteggiamenti erotizzati per poi immetterli in un mercato. È la legge più antica dell'economia, la legge della domanda e dell'offerta. Se non ci fosse la domanda, quindi anche chi crea domanda è colpevole del bambino abusato, del vertice basso della piramide, anche se quel bambino non sa in che parte del mondo è, non lo vedrà mai, non avrà mai nessun contatto. Il reato esiste e si configura comunque. Le nuove tendenze di questo mercato, ripeto, sono dati che stanno arrivando dalle ECPAT. Il primo è quello del materiale in loco, per rendere sempre più impunibile il sex offender che si reca all'estero. Viaggiare con una telecamera o con una macchina fotografica è quanto più di normale possa esserci. Però chi desidera, lo abbiamo detto prima, filmare le proprie performance con bambini non ha bisogno di una normale telecamera, ma lo fa in ambienti chiusi, quindi ha bisogno di cavalletti, di fari, di illuminazione, di spot. Quello potrebbe creare qualche domanda in frontiera, sia in entrata che in uscita. Quindi il materiale in loco viene fornito
a chi ne fa richiesta e si ritorna in Italia con quanto di più anonimo esista, con un, semplicemente con una pennetta che non solleva nessun sospetto nelle frontiere. Un altro dato che abbiamo sentito, anche questo l'abbiamo sentito più volte ricordare ieri, è uno spostamento progressivo del fenomeno verso i confini dell'Unione Europea. L'ultimo fenomeno in aumento è quello del female offender. Differisce però, per alcuni tratti, differisce dall'utenza maschile, se così possiamo definirla. Innanzitutto i flussi, per ora almeno quelli documentati, sono circoscritti all'Unione Europea e agli Stati Uniti, i flussi di partenza. Poi la turista differisce per tipologia di richiesta. L'età della vittima è legata all'orientamento sessuale, quindi chi ha degli orientamenti sessuali lesbo va anche in cerca di vittime molto piccole di età, perché il tipo di sesso che si consuma è anche compatibile con l'età molto piccola, mentre invece cerca partner leggermente più grandi, stiamo sempre parlando di minorenni. Ma la differenza maggiore, dicevo, cerca partner più grandi, sempre minorenni in caso di orientamento etero. Però la differenza maggiore che distingue uomini e donne che vanno a compiere questo tipo di esperienze è una maggiore promiscuità maschile. Una persona che si trova all'estero di sesso maschile un 20 giorni, un mese, stiamo parlando di andare in altri continenti, quindi non parliamo del weekend, parliamo di una permanenza di 20 giorni, di un mese, consuma, cerca partner plurimi, lui. Lei tende ad, alcune riferiscono una storia, tende ad avere un partner fisso per tutto il periodo della permanenza all'estero. Senza ipocrisia, sapendo che è un rapporto mercenario, non si parla di innamoramento, magari tornerà l'anno successivo a cercare un altro partner, ma che sia sempre lo stesso partner nell'arco del periodo di permanenza. Questa in assoluto, mentre invece è un fenomeno sconosciuto a ruoli invertiti. Quando è lui che cerca compagnia, ogni sera un locale diverso, ogni sera compagnia diversa. Accade esattamente il contrario per quanto riguarda la female offender. Un altro dato, il coinvolgimento femminile anche nel traffico, un rapporto nel traffico di persone umane. Questo è un coinvolgimento femminile sempre maggiore e si riallaccia a un discorso molto interessante sollevato ieri da Gabriele Guglielmi, quando ci hai fatto vedere quell'immagine sulla scala mobile, una persona, un bambino accompagnato. Sì, ma la domanda, sì, ma accompagnato da chi? C'è un rapporto di parentela su chi accompagna? Ecco, la criminalità organizzata è molto fluida, è molto flessibile. Studia immediatamente le contromosse per rendere sempre più impuniti i reati che compie, per garantire sempre un maggiore afflusso. Quindi il coinvolgimento, il coinvolgimento femminile nel reato di tratta, qui abbiamo altri due esempi, non sono confrontabili perché qui questo riguarda la Liberia e questo riguarda la Nigeria, non sono confrontabili perché uno è base 60 e un altro è base 20, però da entrambi si vede il coinvolgimento femminile è sempre largamente prevalente rispetto al coinvolgimento maschile, perché molto semplicemente hanno capito la cosa più normale del mondo, perché una donna con tre bambini in frontiera suscita meno domande che non un uomo con tre bambini in frontiera. È semplicemente questo il motivo per cui c'è meno possibilità di avere dei controlli, meno possibilità di incontrare degli ostacoli, meno possibilità di interrompere questo flusso redditizio. Arriviamo alle conclusioni. Prima delle conclusioni però volevo fare una proposta. L'abbiamo detto all'inizio, questo materiale, e questa è solo una parte, sono solo dei piccoli estratti, sarebbe troppo lungo e anche noioso elencare tutto il lavoro del centro di documentazione, comprende tanti altri profili che sono più strettamente giuridici, più strettamente criminologici, con quelli che sono i reati commessi all'estero, però quando parliamo di una analisi globale il discorso si fa più complesso, perché ci sono alcuni comportamenti che
costituiscono un reato in Italia e non lo sono in un altro paese, o viceversa. Alcuni comportamenti che sono reato in Tunisia e non lo sono in Italia, sono reato in Messico e non lo sono in Italia, sono reato in Cambogia e non lo sono nel Messico. Quindi il configurare i comportamenti non è strettamente legato a un articolo del codice, non può esserlo. Per fare questo però noi abbiamo usufruito fino adesso della rete ECPAT, che ha sì una grande capillarità, però può non rimanere l'unica fonte di raccolta dati. La proposta è quella di allargare sia ad altre ONG che anche ad altre competenze, ad altri saperi. Pensavo ad esempio alle amiche del SEOP anche ad altre fonti che possono contribuire ad immettere dati, in alcuni casi dati valutativi, in alcuni casi stime, in altri casi dati oggettivi all'interno di questo database per tracciare, abbiamo detto all'inizio, i contorni del fenomeno. E va da sé però che il rapporto di collaborazione non può e non deve essere unilaterale, si ricevono dei dati, poi alla fine l'elaborazione di questi dati deve essere condivisa, la fruibilità per tutti coloro che hanno contribuito per spenderlo o per individuare il fenomeno o per collocare il proprio paese, la propria nazione all'interno del fenomeno o per ONG per presentare progetti in maniera documentata per avere un materiale comune, un database comune. Questa è una proposta della quale sicuramente si possono studiare i dettagli. A te capo. Sì, allora vabbè, il profilo l'abbiamo visto molto velocemente. Abbiamo ritenuto opportuno citare anche la normativa di riferimento, anche perché come abbiamo visto già questa mattina è oggetto di studio all'interno dello stesso osservatorio delle BNT. La normativa a cui facciamo riferimento, che poi si tratta di normativa promossa essenzialmente da ECPAT in Italia, dietro poi alla quale ci sono tutta una serie di suggerimenti che provengono da convenzioni internazionali, nonché dai congressi mondiali promossi e organizzati dalle stesse ECPAT in collaborazione con UNICEF e con i governi ospitanti. Comunque la prima norma di riferimento è la legge 269/1998, la legge che dà vita appunto a quello che è lo studio che abbiamo visto pure prima dell'osservatorio delle BNT. Con questa legge che cosa è accaduto? È stato introdotto, oltre ad aver riconosciuto le varie forme di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, quindi prostituzione minorile, utilizzo dei minori per produzioni di immagini pornografiche, tratta a scopo di sfruttamento sessuale e turismo sessuale in danno dei minori, viene introdotto il principio di extraterritorialità, vale a dire la possibilità di punire questi reati quando vengono commessi all'estero e poi decidere se la procedibilità sia attua a partire da, appunto, nel paese di destinazione o in Italia. La legge 30 e con la legge 269 del 1998 si dà il primo obbligo a tutti gli organizzatori di viaggi di inserire un'apposita clausola nella quale si dice che tutti gli organizzatori di viaggi si devono impegnare nel non organizzare viaggi finalizzati alla prostituzione minorile, pena la condanna e sanzione amministrativa. Un obbligo che nel 1998 con questa legge era per soli 3 anni. Con la legge 38 del 2006 che modifica parzialmente la 269 e dà questo obbligo, riparto appunto da questo elemento qui, l'obbligo diviene permanente per tutti gli organizzatori di viaggio e sottolineo, la legge non specifica il fatto che gli organizzatori debbano produrre materiali cartacei oppure materiali che circolano online. Questo trovo che sia una grossa pecca della nostra legge in generale, perché per reati quali, poi lo vedremo dopo con la legge 172, però spesso nella legge si è reso necessario dover specificare anche attraverso il mezzo telematico, anche attraverso internet. Il fatto che lì non sia esplicitato attraverso il mezzo internet credo che a questo punto sia l'elemento che faccia la differenza rispetto al fatto che chi organizza ancora viaggi e li pubblicizza attraverso cataloghi cartacei inserisce
questa clausola e chi le organizza online si sente insomma esonerato da questo obbligo. Però ripeto, la necessità di dover specificare questo mezzo telematico è solo ridondante, però a questo punto ci impegneremo per far sì anche che, stando appunto ai risultati dell'osservatorio, stando anche insomma a quelli che potrebbero essere dati incrociati col nostro di centro studi, a questo punto ci adopereremo per un cambiamento appunto di questa piccola modifica all'interno della legge. Comunque la legge 38 impone questo obbligo permanente a tutti gli organizzatori di viaggio e dà delle specifiche rispetto a tutta la problematica legata alla produzione di materiale pedopornografico o di pornografia minorile. Definisce la pedopornografia virtuale e inasprisce parzialmente le pene. La legge 172, che è roba molto recente, lo vediamo appunto, la legge del 2012, che sancisce pure la ratifica della Convenzione di Lanzarote. Con questa legge qui, oggettivamente, c'è stato una sorta di passo indietro per quanto riguarda la normativa italiana, perché tutto sommato bisogna ammettere, ed è stato detto e ripetuto più volte anche ieri, che l'Italia non aveva nulla di cui dover, diciamo così, sul quale doversi ancora andare a spendere su questa problematica, perché la legge, la 269 del 1998 con le integrazioni del 2006, era abbastanza completa. Con la legge 172 si è fatta un po' di confusione, perché c'è stato un inasprimento delle pene, però al contrario di quello che ci aspettavamo, vale a dire quindi un inasprimento del minimo della pena, non del massimo, invece è avvenuto l'esatto contrario, è stato aumentato il massimo della pena prevista. E poi un ulteriore problema che si è verificato è quello di aver utilizzato in maniera erronea il termine pedofilia. Con la legge 172 si introduce il reato di istigazione a pratiche di pedofilia attraverso varie modalità, tra cui anche il fatto di non poter invocare a propria scusa la produzione di materiale artistico, letterario. Quindi da questo punto di vista si è creato un po' un problema dal punto di vista culturale. Bisogna far chiarezza effettivamente su ciò che si intende con il termine pedofilia in generale. Altro elemento che ha introdotto la legge 172, il famoso reato di adescamento, quello che con la convenzione invece era definito grooming. Pure qui si è creato un problema, perché oggettivamente la legge non permette di configurare un vero e proprio reato, bensì va ad agire sull'intenzione. Quindi chiunque oggi dialogasse via internet con un bambino su una chat, anche se non con lo specifico intento di andare a consumare poi un rapporto sessuale o comunque insomma far scambiare materiale pedopornografico, oggi sarebbe comunque viene introdotto in tutto il circuito giudiziario. Qui troviamo appunto alcune tipologie specifiche relative al mondo di internet, non entro nel merito perché comunque abbastanza evidente tutto quanto, si tratta di soggetti che poi in un modo o nell'altro evolvono nella loro stessa modalità di commettere il reato, per cui c'è un passaggio dall'essere prima dei soggetti che lo perpetrano in maniera isolata, poi dopo cercano altre persone col quale unirsi e comunque scambiare materiale o eventualmente produrre e quindi diffondere e far circolare il materiale stesso. Queste sono le modalità poi di diffusione e di produzione delle immagini, quindi autoproduzione e detenzione in maniera autonoma, oppure più complessi sono la modalità in via transitoria commerciale, perché lì è difficile distinguere se effettivamente si voglia poi andarsi ad introdurre nel mercato oppure si voglia rimanere ancora in una forma isolata.
Questo sempre per chiarire le differenze rispetto a chi normalmente commette questi generi di reati e poi la criminalità organizzata che invece mette in atto tutto un sistema per, sul quale effettivamente lucra e guadagna. Questa appunto la classificazione ultima, perché anche qui non è detto che poi chi effettivamente scambia o colleziona materiale pedopornografico poi dopo non arrivi diretta al contatto diretto. È raro questo passaggio perché oramai comunque più o meno a livello mondiale tutti, salvo delle eccezioni, più o meno determinate poi anche da quella che è l'età minima per compiere, per avere i primi rapporti sessuali, perché ricordiamoci che bisogna fare i conti sempre con quest'altro elemento, perché è vero sì che il minore è 0-18 anni, però c'è ed esiste pur sempre un'età del consenso. Per cui comunque c'è sempre il detentore di materiale pedopornografico, lo distribuisce, lo scambia e poi c'è effettivamente quello che vuole fare il salto di qualità, quindi vuole incontrare direttamente la sua vittima, che questo potrebbe corrispondere a quello che noi definiamo effettivamente adescatore, che risponde appunto al grooming. Grooming che è un termine che viene utilizzato nella stessa convenzione di Lanzarote, che è un termine preso in prestito tra l'altro dallo studio del comportamento del mondo animale e che poco rispecchia quello che andiamo noi oggi a definire come groomer in italiano, che sarebbe l'adescatore, che in realtà è una persona che tecnicamente manipola psicologicamente il minore fino ad ottenerne il consenso, addirittura in alcuni casi quasi a sembrare che sia il minore stesso che poi ad un certo punto chieda di poter incontrare ed offrirsi direttamente al suo adescatore abusatore. Qui noi concludiamo perché queste sono le informazioni che abbiamo ottenuto sino ad oggi a livello globale e per avere anche un quadro globale di quello che è il fenomeno. Ribadisco una cosa, forse è emersa anche insomma da tutti i dati che abbiamo visto prima, non è possibile effettuare degli studi disgiunti su quello che è la tipologia di turismo sessuale piuttosto che chi produce materiale pedopornografico, chi sono i sex offender che agiscono in rete piuttosto che fuori dalla rete, la tratta stessa di minori a scopo di sfruttamento sessuale, perché il fenomeno va preso effettivamente in tutti i suoi aspetti. Poi dopo si possono ricavare dei dati eventualmente sull'età della vittima, però non è possibile disgiungere effettivamente i fenomeni. L'unica differenza che noi proseguiamo insomma nel portare avanti è proprio quella dal punto di vista giuridico, perché i reati poi impongono delle pene differenti, delle condanne differenti rispetto a questo. Quindi comunque il dato anche ultimo che noi porteremo alla luce, si spera insomma entro la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, proprio nell'ottica di quello che è il nostro impegno all'interno del Safe Host stesso, sarà un dato comunque globale del fenomeno e poi molto più circoscritto invece alla realtà europea, proprio perché il progetto, essendo di natura europea, ci impone questo, ma tutto sommato è anche un bene perché risponde poi effettivamente a quello che dovrebbe essere il percorso che ha intrapreso il Consiglio d'Europa attraverso le sue direttive ed altro. Un appello che lancio invece, che mi sento di lanciare, lo so che sono l'ultima quindi mi prendo un po' più di spazio, però invece che una volta che sia terminato il progetto, effettivamente, che noi sappiamo tutti bene che chi partecipa normalmente ai progetti dell'Unione Europea poi ha tutta quell'attività di valutazione ex post. Bene, questa valutazione che deve essersi consegnata a chi di dovere dell'Unione Europea, però sarebbe il caso che poi a conclusione del progetto si facesse una valutazione internamente a tutti i partner e arrivare poi con delle proposte sia a livello nazionale ma soprattutto a livello europeo. Perché se è vero che c'è un'enorme confusione che creiamo noi stesse organizzazioni, ECPAT lo dico io per prima, insomma siamo abbastanza maestri in questo perché non essendo poi
effettivamente ben collegati tra di noi, lavoriamo tantissimo e questo, diciamo, insomma, è la motivazione per cui si crea tanta confusione. Però stiamo notando che la stessa Unione Europea sta creando veramente confusione con tutta una serie di direttive e di progetti e anche di canali di finanziamento che va a proporre proprio per riuscire a debellare in una certa maniera il fenomeno. Non è casuale che lo stesso il 23 aprile scorso c'è stata una risoluzione dove si parlava ancora di turismo sessuale ed è addirittura partecipato credo un nuovo parlamentare, non lo so, che comunque ha riportato i nostri dati e ha chiesto ancora una volta che venissero intraprese azioni di prevenzione. Quindi cose già dette, stradette e ridette, ci sarebbe appunto da provare attraverso un progetto di questa modalità, proprio perché comunque poi si inserisce nel dialogo sociale, proprio di provare a dialogare anche con l'istituzione e far sì che ci facciamo noi stessi portavoci di qualcosa di un po' più di sostanza e concreto a livello di Unione Europea, visto che ad oggi sembrerebbe invece che ogni tanto si lanciano questi appelli attraverso i progetti, però poi dopo, stringendo e concludendo, i risultati li vediamo solo noi su campo, pare che l'Unione Europea non li veda effettivamente. Grazie.